Io sono un chimico, però da qualche anno, esattamente dal 2010, ho cominciato ad appassionarmi e improvvisarmi. Noi abbiamo cominciato a improvvisarci osservatori di determinati fenomeni più o meno estremi che hanno interessato il Vicentino, con situazioni anche di criticità. Il Vicentino, come il Veneto, ma l'ha già detto anche Giustino, è un territorio fragile sia sotto profilo idrogeologico, e qui voi vedete che un censimento che andrebbe sicuramente aggiornato perché ha più di 20, a 25 anni, un censimento del Collegio degli Ingegneri, diceva che nel Vicentino all'epoca erano state censite su un territorio di 91 comuni 300 situazioni di instabilità, 259 frane, 49 fenomeni di alluvionamento, 5 casi di sprofondamento. Fino ci sono le due frane storiche molto note, il Brustolè e della Rotolon. Quindi è un territorio fragile, ma è anche un territorio dove alla fragilità si accompagna un rischio alluvione. Noi viviamo in una pianura alluvionale, Sant'Orso è, diciamo, al limite nord di questa pianura alluvionale, e questa pianura si è formata proprio anche per effetto di fenomeni alluvionali, e quindi vedete una lista. Non ci sono i più recenti, non c'è quello del 1966, questa è una carta che mi è stata regalata, quindi io l'ho subito presa. Non sapevo molto del fenomeno del settembre 82, 1882, quando a me hanno detto che a Deauville l'elastico che ha rotto all'altezza del ponte tra Sarcedo e Breganze, e poi anche a Montecchio Precalcino, vediamo se scompare qualcosa, no, non importa, ha portato in piazza Deauville più di un metro di ghiaia, così dicevano gli anziani del posto. E voi vedete quindi il territorio come è stato segnato duramente in quell'evento, che forse rimane il più devastante dell'ultimo secolo. Poi ci sono stati altri eventi. Nel 26, per esempio, l'astico ha abbattuto il ponte che c'era tra Breganze e Sarcedo, che poi è stato sostituito da quello che ha gli archi, che c'è ancora adesso, che ancora, diciamo, fa la sua bella figura. Nel 66 abbiamo, forse qualcuno di voi a memoria dell'evento che è stato forse più pesante per il sistema astico Desina che non per il Bacchiglione, e anzi sicuramente più pesante, ma lo è stato anche per il Brenta, quindi con delle situazioni. Questo qui che vedete spuntare dalla destra è il Rio Valfrenzella, che a Bastagna ha portato in piazza, dunque io sono andato a scavare, noi scavavamo entrando dalle finestre a 3 metri di altezza circa, all'interno della scuola materna, era una scuola materna o scuola elementare, si entrava, c'era un 50 cm di spazio tra il livello della ghiaia e il soffitto, e scavando con delle piccoli attrezzi tiravamo fuori la ghiaia e poi fuori le ruspe la portavano via. E tutta la piazza di Bastagna, non so se qualcuno di voi la conosce, che è in pendenza e in fondo c'è la torre veneziana, era stata livellata dai detriti portati dal Rio Valfrenzella, che generalmente non ha acqua. Ecco. E poi vedete lì come si immetteva nel Brenta, lì poi è eroso, ha portato via la strada, eccetera. Quindi le alluvioni sono, diciamo, una cosa abbastanza ricorrente. I territori interessati dalle alluvioni sono stati in quell'anno, nel caso del Bacchiglione, solo 400 ettari, con delle rotte che sono esattamente negli stessi luoghi dove si sono poi verificate le rotte nel 2010. Con la differenza che all'epoca il territorio era diversamente urbanizzato, Cresole aveva veramente poche case, Rettorgole è lo stesso, e poi nel 2010, quando il fenomeno si è ripresentato andando a interessare le stesse zone, quelle zone erano state nel frattempo urbanizzate e quindi ci vivevano alcune migliaia di persone. E per quanto riguarda invece il sistema astico Tesina, qui la rotta è stata sicuramente più importante,
e ha interessato 4.500 ettari della pianura tra Bolzano, Quinto, Torri di Quartesolo, Grumolo, giù fino a Bancimuglio. Bene, ci sono dei processi che sono alla base di questi fenomeni e il fatto che noi ci troviamo a Sant'Orso per me non è casuale, anzi direi veramente importante, perché la risposta che dà un bacino fluviale, quelli che gli ingegneri chiamano forzanti atmosferiche, è un tema molto studiato ma è anche molto difficile da poi da codificare in qualche modo, no? Ci fanno sempre progressi in questo campo utilizzando anche strumenti di calcolo numerico, modelli matematici, però noi che osserviamo fenomeni da alcuni anni con dati di pioggia e dati di risposta di un torrente in particolare che è il Leogra, ci rendiamo conto che ogni evento fa storia a sé. Allora c'è un processo che si chiama flussi deflussi che trasforma l'afflusso, cioè la pioggia che cade all'interno di un bacino, in una portata. Questo processo è un processo abbastanza complicato, soprattutto quando avviene nei versanti. All'interno di un bacino la pioggia che cade si trasforma in deflusso alla superficie, deflusso sotterraneo, oppure determina una variazione della quantità di acqua che viene immagazzinata o in superficie se ci sono delle naturali depressioni del terreno o nel sottosuolo. E questo è oggetto di studi da parte di ingegneri che modellano e che seguono questi fenomeni. Io ho provato a schematizzare, ho preso alcune immagini, le ho rubacchiate un po' qua, un po' là, io non sono un ingegnere, sono un chimico, ma insomma questa cosa è molto appassionante. E in questo bacino idrografico, che magari ha dei sottobacini, a un certo punto comincia a piovere. Già l'evento piovoso non è statico, ma si muove, e l'abbiamo visto molto bene, per esempio anche nel 2010 e anche successivamente. Viene da una parte e poi lentamente si sposta, scaricando quantità d'acqua molto diverse tra di loro. Mano a mano che l'evento va avanti, gli afflussi, cioè le piogge che cadono, si trasformano in deflussi. Millimetri ora diventano metri cubi al secondo. E il volume d'acqua che raggiunge la sezione di chiusura del bacino è possibile scomporlo in più elementi. C'è un afflusso diretto ed è quell'acqua che non ha nessun posto dove andare se non su altra acqua, quindi o su laghi, specchi d'acqua o sul corso d'acqua stesso, e quella parte subito. C'è un deflusso, c'è uno scorrimento superficiale che si origina sul versante e defluisce all'interno del reticolo idrografico, ed è quello che dà il contributo più rapido e anche in termini quantitativi maggiore alla piena. Questo deflusso, praticamente questo scorrimento superficiale, quando il terreno è saturo, corrisponde alla pioggia che cade. E poi ci sono dei deflussi che invece prendono altre strade, vanno, diciamo, nei primi strati sotto il piano campagna o vanno più in profondità e quindi vengono rilasciati successivamente. Allora, noi seguendo, e poi lo vedrete, i dati che ci fornisce un pluviometro che abbiamo a Valli del Vasubio e i dati di un idrometro che abbiamo sull'Eugra, insomma dal 2000, anzi anche prima del 2010, perché abbiamo cominciato a seguirli attorno all'anno 2000, abbiamo informazioni relative a 35 eventi di piena, e se questo è l'idrogramma di piena tipo, cioè quello che viene studiato in genere, ne vedremo uno solo che è fatto più o meno così, gli altri sono tutti diversi. Cosa dice un idrogramma di piena come questo? Quando inizia a piovere, inizia la fase ascendente dell'onda di piena. Questa fase raggiunge un colmo, e se prendiamo il tempo che intercorre dal momento dell'inizio dell'evento piovoso al colmo di piena, gli ingegneri lo chiamano il tempo di concentrazione, è quella fase in cui il ruscellamento superficiale tende ad aumentare. C'è un momento in cui la pioggia raggiunge un colmo, ed è in quel istogramma che scende dall'alto, la terza barretta. Da quel momento la pioggia inizia a diminuire, il colmo non è detto che sia stato già raggiunto, dipende dal tempo di ritardo del bacino. Il bacino può rispondere alla diminuzione della pioggia in tempi diversi.
noi abbiamo dei casi in cui il tempo di ritardo è uguale a zero. Per quanto riguarda il bacino dell'Eura, di quello, che è quello di cui parlerò dopo, diciamo che mediamente il tempo di ritardo si aggira sui 30 minuti, 45 minuti. Dal momento in cui si raggiunge il massimo della pioggia a Valle del Pasubio, al momento in cui il colmo di piena transita a Torre Belvicino, passano 30-40 minuti. E poi inizia la fase discendente. Questa fase discendente, se poi smette di piovere, ha un andamento di quel tipo lì. Lasciamo stare adesso tutte le definizioni che sono lì riportate. I modelli utilizzano queste informazioni per stimare sia la probabilità che si verifichi un evento a seguito di un evento di piena a seguito di determinati apporti meteorici, sia il modello dà un'idea di quella che può essere la portata in corrispondenza del colmo. Non voglio tediarvi su questo, voglio solo dire che uno dei modelli, questo modello SCS, che è il Soil Conservation Service, che utilizza questo curve number, che trovo molto interessante, dice che per stabilire, per definire i parametri di questo fattore, diciamo, si utilizzano due elementi: il tipo idrologico di suolo, cioè di cosa è fatto il suolo, in relazione alla capacità di o infiltrare acqua o formare deflusso, e poi il tipo di utilizzo del territorio. Come viene utilizzato, qual è l'uso del suolo? Per quanto riguarda il tipo idrologico, sono quattro classi ABCD che vanno da una scarsa potenzialità a generare deflusso, e questa comprende le sabbie o le ghiaie molto permeabili, che quindi permettono all'acqua di infiltrarsi e inizialmente non originano deflusso, poi dipende sempre dal volume di questi materassi permeabili, e questo deflusso può essere ritardato anche di molto. E si arriva al tipo idrologico classificato con la lettera D, dove la potenzialità di deflusso è molto alta. Questo è un insieme di parametri che poi deve essere messo a confronto con invece l'uso del territorio. Allora, se quei quattro parametri variano da 0 a 100, se quei quattro parametri variano da una elevata capacità di trattenimento dell'acqua a una capacità praticamente nulla, il parametro relativo all'uso del territorio invece è stato suddiviso addirittura in più di 20 classi. E vi faccio solo notare, per esempio, che questo coefficiente, che può variare da 0 a 100, intesa come assenza di deflusso o totale trasformazione della pioggia in deflusso, quando abbiamo boschi e foreste con una copertura fitta e con presenza di sottobosco, vedete che un tipo di suolo costituito da sabbie o ghiaie ha un indice CN che vale 25, che diventa però 77 quando siamo, quindi praticamente triplicato, la probabilità di generare deflusso quando abbiamo un terreno costituito da limi, argille poco permeabili o argille che sono in grado di gonfiarsi, mentre è sempre 100 praticamente laddove abbiamo parcheggi, strade, autostrade, tetti, eccetera, indipendentemente dal tipo di suolo. È una ovvietà, voi direte. Però questo è importante, perché, come vedremo e come già anticipato Giustino, come penso tutti noi sappiamo, perché qua ci siamo tutti più o meno esperti, il nostro territorio ha già raggiunto livelli di trasformazione che sono veramente preoccupanti. Il bacino dell'Eugra, mi sono perso, non so che ora sono partito, comunque il bacino dell'Eugra ha una superficie chiuso, il bacino dell'Eugra chiuso alla confluenza con il Timonchio, di 123 km quadrati. È un piccolo bacino, se vogliamo, soprattutto se lo confrontiamo con quello dell'Astico, che ha una superficie che è 6 volte superiore, ed è quello che del Posinastico, che poi ha determinato, come avete visto prima, quelle rotte del 1966, che sono state veramente pesanti per una larga parte del Vicentino, del Padovano. Io credo che anche per questo motivo il bacino dell'Astico, dopo quell'evento, sia stato strumentato con tutta una serie di stazioni pluviometriche e stazioni idrometriche che voi vedete lì indicate, a differenza del bacino dell'Eura, che non ha nessuna stazione idrometrica. L'unica stazione idrometrica è quella che abbiamo noi a Torre Belvicino.
Il bacino montano dell'Eugra, quindi ci spostiamo in una zona più a monte, la zona dove si genera il deflusso, dove quando piove poi si genera l'onda di piena, è più piccolo dei 123 km quadrati che comprendono anche quelli del Tibonchio. Quindi sono solo 86 km quadrati quelli riferibili al torrente dell'Eugra. Quelli del Tibonchio sono la differenza e sono, mi pare, 27. E il bacino dell'Eugra ha questa superficie e è costituito da quattro sottobacini: Monte Singhio, Palmalunga, l'Alto Leugra e il torrente Ortigara. Il rapporto tra il bacino dell'Eugra e quello del Tibonchio è un rapporto praticamente 2-1, e cioè il 70% del deflusso che transita dopo la confluenza di Marano Vicentino è dato dall'Eugra, il 30% è dato dal Tibonchio, a parità di piogge che possano cadere in questa zona. 100 mm di pioggia che cadono all'interno del bacino dell'Eugra potenzialmente generano un volume di 8,6 milioni di metri cubi di acqua. Se pensiamo che nel 2010 sono caduti 430 mm, il volume d'acqua, quindi solo per il contributo dell'Eugra, si aggirava attorno ai 40 milioni di metri cubi caduti dentro lì in tre giorni circa, dal 31 ottobre al 2 di novembre. Queste sono le due stazioni che noi gestiamo e questo è un tipo di risposta che ci danno, quindi ci possono dare le piogge orarie, semi-orarie, per quanto riguarda la piovosità varia del Pasuvio e il livello dell'Eugra. Questi dati sono sul web, questi dati oggi sono consultabili in tempo reale, mano a mano che l'evento, diciamo, va avanti, chi è interessato, quindi parlo di istituzioni, associazioni, genio civile, eccetera, le può consultare. Dei 30, noi in 15 anni quindi abbiamo dati relativi a 30 eventi di piena, e sono eventi di piena che noi diciamo hanno determinato nel Bacchiglione, a Ponte degli Angeli di Vicenza, un livello idrometrico di 3 metri, quindi eventi significativi. Il livello di guardia per il Bacchiglione a Vicenza è di 4,5 metri, quindi 3 metri, siamo al di sotto di 4,5, però già diventa un evento di un certo interesse. E voi vedete la distribuzione di questi eventi, di questi 30 eventi. Ben 15 hanno raggiunto il livello di guardia, 10 sono arrivati a 5 metri, 4 a 5,5 e 1, che è quello del 2010, è arrivato anche a superare i 6 metri. Quindi la metà circa ha raggiunto il livello di guardia. Intanto, seconda cosa che va detta, di questi 30 eventi, 24 sono successivi al 2009. Quindi c'è stata effettivamente una intensificazione di eventi, diciamo, di un certo interesse negli ultimi anni. E qui adesso vi faccio vedere alcuni eventi diversi tra di loro, come vi ho detto, perché ogni evento fa storia a sé, per farvi capire come dipende da tanti fattori quello che si genera poi lungo tutta l'asta, siccome il mio tema è dalla pioggia all'alluvione, no? All'esondazione. E vabbè, dipende da veramente tanti fattori, però alcune idee ci sono dei modelli che già vengono utilizzati, ma che raramente hanno anche imbroccato sia la previsione dell'altezza idrometrica che il transito dell'onda di piena. Questo evento dell'11-11 novembre del 2012 ha inizio evento, diciamo, durante la fase di concentrazione, cioè fin tanto che si arriva al massimo della pioggia, ha scaricato 60 mm in 13 ore. 60 mm in 13 ore vuol dire una pioggia media bassa, di 5 mm all'ora. 5 mm all'ora il sistema è in grado di smaltirli tranquillamente. Come mai l'Eugra è arrivato a 2 metri scarsi e il Bacchiglione è arrivato quasi a 6 metri? Perché siamo a novembre e c'erano già stati degli eventi nei giorni precedenti, quindi terreni che si erano saturati e quindi scarso, diciamo, infiltrazione d'acqua. Qui comunque vedete quello che dicevo prima, un tempo di ritardo di circa un'ora
e poi un tempo di correlazione, cioè trasferimento del colmo di Piena dell'Eura da Torre Belvicino a Vicenza attorno alle 4 ore. Questo ormai è un tempo diciamo standard. Il trasferimento dell'onda di Piena, lo vedremo dopo, da Torre Belvicino a Vicenza sono 35 km di alveo, dura circa 3,5-3,7 ore. Questo è un altro evento del maggio 2013, anzi sono stati due eventi. Un primo evento 172 mm in 15 ore, poi dopo una pausa di alcune ore c'è stato un secondo evento che ha scaricato 80 mm in 10 ore. Quindi nel primo siamo ben sopra i 10 mm all'ora, nel secondo siamo poco al di sotto. Eppure vedete che anche il secondo evento ha raggiunto più o meno gli stessi livelli del primo. Ha risentito, evidentemente la risposta idrologica è stata maggiore perché i terreni si erano già, pur essendo maggio un mese, insomma, non è come ottobre, novembre, quando ci sono piogge, piogge che possono anche ripetersi, ma i terreni si erano saturati, quindi la risposta è stata decisamente superiore. 3,5-3,7 le ore di trasferimento. Ecco, questo è forse l'evento più tipico, ma che è l'unico che abbiamo mai registrato, 15 e 16 novembre del 2014. Un tipico idrogramma di Piena, quindi inizia a piovere, 95 mm in 11 ore, quindi siamo all'incirca attorno alla quantità, all'intensità di pioggia critica di 10 mm all'ora, il Leoga arriva a oltre 1,85 m. E poi come smette di piovere, la risposta è immediata, qui non c'è neanche tempo di ritardo e lo vedrete dopo perché, e lo dico già adesso, è il terzo evento in 10 giorni, anzi in 12 giorni, quindi tre eventi, questo qui è quello che ha avuto la minore intensità di pioggia, però ha dato la risposta con livelli più alti. Qui lo stesso evento nel grafico però ha riportato anche la risposta del Bacchiglione, trasferimento del colmo di Piena. Ecco, io adesso vado verso la conclusione perché non voglio annoiarvi, ma è una materia che merita di essere approfondita. Noi intanto abbiamo visto che al variare della pioggia accumulata, cioè della pioggia che si accumula nelle ore dell'evento meteorico a valle del Pasubio, l'altezza dell'Eura varia in un certo modo. Questa rete di regressione, un R quadro 0,50, è decisamente bassa ed è riferita a tutti e 30 gli eventi che noi abbiamo seguito. Ma se togliamo alcuni eventi per dei motivi non banali, e sono quello che partendo da sinistra del 5 giugno 2011 è stato un temporale estivo e voi vedete quindi una pioggia relativamente bassa ma molto concentrata che ha portato il Leogra a 1,40 m a Torre Belvicino. Poi ci sono i due eventi del 2011, 26 ottobre e 7 novembre, che erano preceduti da una lunga fase siccitosa. Quindi pioggia addirittura sui 300 mm, in questo caso qui del 7 novembre, però un livello tutto sommato non esageratamente elevato. E poi l'evento del 16 novembre 2014, dove con una pioggia accumulata inferiore ai 100 mm abbiamo raggiunto un livello di 1,90 m quasi. Togliendo questi, la retta cambia la pendenza, quindi possiamo dire che c'è una buona correlazione, ma è anche ovvio, voi direte, no? Se piove di più il Leogra raggiunge un'altezza, un livello idrometrico più alto, è vero, fino a un certo punto, dipende anche da altri fattori. Vi dicevo prima dei tre eventi del novembre 2014, al 5 novembre c'è stata una prima pioggia di 130 mm, il Leogra non è neanche arrivato al metro. Poi la pioggia, c'è stato un secondo evento dopo 6 giorni, meno di 100 mm e il livello è salito di più. Dopo altri 5 giorni, un terzo evento, la pioggia è diminuita ancora e il livello è arrivato a 1,80 m. E lo si vede molto bene qui, con un incremento, scusate, con un decremento della pioggia da 126 mm a 96 abbiamo avuto un incremento dell'altezza al colmo del 20% e con un ulteriore decremento
della pioggia da 96 mm a 94, l'incremento del livello è stato del 65%. Un altro dato, che vado veramente verso la conclusione, è quanto incide il Leogra, la portata del Leogra sulla portata del Bacchiglione. Il Bacchiglione a Vicenza riceve i contributi del sistema Leogro Timonchio, dell'Orolo e della Stichello, dell'Igna anche. Bene, il contributo che dà il sistema Leogra è del 40% se la portata non supera i 50 metri cubi secondo a Torre del Vicino, sale al 57-58, poco sotto il 60% se arriviamo a 100 metri cubi secondo, ma il contributo dell'Leogra è superiore al 70% quando la portata del Bacchiglione arriva a quando la portata dell'Leogra arriva a oltre 180 metri cubi secondo. Cioè i problemi nascono evidentemente nel bacino montano. Questo qui è l'evento del novembre 2010, ma insomma non voglio annoiarvi oltre. È stato un evento molto lungo. È stato un evento molto lungo, come ho detto, ha scaricato più di 340 mm di pioggia in 3 giorni, ma invece volevo farvi vedere questo, che l'evento del 2010 fortunatamente, per chi vive come me sulle sponde del Tesina, è stato più intenso nel bacino dell'Alto Leogra che non rispetto al 66, che non nel bacino dell'elastico, del posinastico. Infatti voi vedete qui messi a confronto le piogge delle 6, 12, 24 e 48 ore a Valli del Pasubio. Nel 66 sono le barrette in azzurro e nel 2010 quelle rosse. È piovuto molto di più nel 2010 nella zona del Pasubio, e Schio che sta sotto, ed è nel Posina invece, vedete sotto in basso a destra, era piovuto nelle 6, 12, 24 ore molto di più nel 66, e il 12% in meno nel 2010. Questa qui la salto e termino mostrandovi che, allora, come ho detto prima, quando transita il colmo di piena a Torre del Vicino, il Leogra impiega un'ora circa a raggiungere la confluenza con il Timonchio, impiega un'altra ora a raggiungere Capovilla, più o meno dove oggi è in realizzazione la cassa di espansione a Caldogno, un'altra ora alla confluenza dell'Orolo, siamo già a Vicenza, e poi una mezz'ora dalla confluenza dell'Orolo fino a Ponte degli Angeli. Sono 35 km, la velocità media di 10 km all'ora circa, chiaramente è più elevata nella parte più a nord ed è più contenuta nella parte a sud. Qui mi pare capire che l'animazione, no, c'è l'animazione. Ci sono poi dei contributi che il sistema Leogra Timonchio, l'Orolo, lo stesso Igna ricevono lungo il loro percorso, e sono quelli dovuti al ruscellamento delle acque meteoriche che cadono nella pianura. E quindi, a questo proposito, e questa è l'ultima immagine, vi mostro i risultati di uno studio che ho trovato molto interessante, fatto da due bravi giovani laureati allo UAV di Venezia, che hanno studiato quali impatti ha sul sistema idraulico la trasformazione del territorio del comune di Thiene, mettendo a confronto le superfici che avevano diversa destinazione d'uso e quindi diversi coefficienti di deflusso. Erano ben 3, 3, 6 e 3, 9 classi. Bene, sommando le superfici con coefficienti di flusso maggiore di 0,6, nel 54 erano 3 milioni e 300 mila metri quadri, e il coefficiente di deflusso medio era di 0,4. Nel 2006, queste stesse superfici, o meglio quelle che avevano un coefficiente di deflusso maggiore di 0,6, erano più che triplicate, 10 milioni di metri quadri. E il coefficiente di flusso medio era passato da 0,4 a 0,6, quindi aumentato del 50%. Voi sapete tutti cos'è il coefficiente di deflusso, non sto a dirvelo, ma vuol dire che oggi il 60% dell'acqua che cade a Thiene, ma sarà lo stesso, io immagino, a Zanea, a Carré, a Schio, a Marano, insomma, a Bassano, nell'Alto Vicentino, non si infiltra ma defluisce. I risultati poi alla fine
sono quelli che tutti noi abbiamo visto e che conosciamo. Io vi ringrazio per la pazienza e...